salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni. Vuole la profondità. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Riceve in ottima posizione. Il portiere la spedisce su. Siega. È il giocatore che riceve più passaggi in questa squadra, la maggior parte delle azioni passano per i suoi piedi. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Si fa vedere. Tocca in avanti. Riceve la palla. Attenti al tiro. Spazza via senza fronzoli. Riceve il passaggio. Cross in arrivo. Troppo lungo, non ci vuole. Prova immediatamente in avanti. Germoni. Siega. Ecco che parte il cross. Niente di fatto, azione interrotta. Siega. Germoni. Siega. Tentativo in avanti, lungo. La difesa riesce ad allontanare. Non riesce a mantenere il possesso. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca il traversone rasoterra. Decidono di giocarla all'indietro. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Siega. Sicuri in fase di palleggio. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. C'è il tiro al volo. Troppo alto. La conclusione è alta sopra la traversa, ma questo è un tiro che fa parte del suo repertorio. Ancora 5 minuti di gioco nella prima frazione. Siega.
c'è il cross, ci mette una pezza. Bonucci, lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Mostrano un buon controllo del gioco. L'arbitro dice... Il secondo tempo è cominciato. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Germoni. Alla peggio nello scontro di forza. Siega. Germoni. Palla al centro. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Sbroglia la situazione. Cross al centro. Si fa dalla distanza. Fa avanzare la manovra. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Siega. È lui il giocatore a cui i compagni passano più spesso la palla. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Libera tempestivamente. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Palla in avanti verso il compagno. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pericolo sventato almeno per ora. Recuperano il possesso del pallone. Vede la porta. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Lancio lungo del portiere. Siega. Effetto il cross. Spazza il pallone. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. C'è la penalità massima. Come sempre in questi casi sale la tensione. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Tutto è pronto per il tiro dal dischetto. Episodio chiave della gara. Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. E il risultato si sblocca, 1-0. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati.
c'era nessun compagno smarcato. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Infatti. La difesa è invalicabile oggi. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Ecco il traversone. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Buon intervento difensivo. Pallone lungo in verticale. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Settembrini. Scodella in avanti. Fallo, nessun dubbio. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come volte. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro. Sembra infortunato. Ben posizionato e spazia via la palla. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. L'avversario ha avuto la meglio. Una difesa ruvida, ma talvolta è necessario. Cerca il cross. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Devono pareggiare e fanno bene a prendere. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Ai ai ai, qui c'è troppo nervosismo. Il giudice di gara deve imporre l'ordine adesso, subito. No, ma non si deve commettere un fallo così. Questo è un fallo stupido. Se stai vincendo la partita, non puoi concedere un'occasione del genere agli avversari a pochi minuti dalla fine. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Sostituzione comprensibile.
Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Occhio al tiro! Prodezza assoluta! Che gol pazzesco! Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. E confermano ancora una volta di perdere lucidità nelle ultime fasi della partita. Secondo le statistiche, questa squadra incassa la maggior parte dei gol negli ultimi minuti e questa è una cosa clamorosa. Germoni cerca il secondo palo. Ecco il tiro! La sua conclusione manca allo specchio della porta. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Siega. Pochissimo tempo a disposizione. E passa. C'è il cross. Tocca con la testa. Sì, è entrata! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! La Juve Stabia ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Può essere il gol determinante, adesso ovviamente devono gestire la situazione. Quattro minuti di recupero. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si appoggia al portiere. L'estremo difensore la calcia lunga.